questi orrori non abbiano più a ripetersi. Nei diari del giudice, del consigliere istruttore Chinnici, che poi sarà ucciso da un'autobomba nel 1983, c'è proprio una frase molto indicativa. Scrive Chinnici: Vado da Pizzillo. Mi investe in malo modo, dicendomi che all'ufficio istruzione stiamo rovinando l'economia palermitana, disponendo indagini e accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza. Mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone, in modo che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Questo, se questo era il procuratore della Repubblica, cioè quello che doveva coordinare le indagini dell'intero palazzo, immaginiamoci cosa c'era appresso. L'autobomba che massacrò Chinnici fece esplodere anche lo sdegno generale. A quel punto erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Michele Reina, Pio La Torre, il presidente Piersanti Mattarella, Costa, Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, Paolo Giaccone e, come ultima sfida, la mafia aveva massacrato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, insieme all'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una groviera, fecero il giro del mondo. La città ebbe un sussulto e quasi automaticamente indicò in Falcone l'uomo a cui affidare tutte le ansie, le speranze di riscatto. Capometto arriva a Palermo dopo la morte di Rocco Chinnici, che era il precedente consigliere istruttore. Arriva a Palermo e si trova subito d'accordo con Giovanni Falcone sulla necessità di imbastire un processo che fosse il processo alla mafia.